che farò soprattutto dei discorsi di carattere generale, perché a differenza di altri che parlano oggi, prima e dopo di me, troverei abbastanza difficile declinare in chiave regionale un tema come quello dei cambiamenti alimentari. Anzi, approfitto di questa considerazione per fare una riflessione di carattere generale, che è questa. Quando parliamo di cultura del cibo, oggi, anche nel linguaggio comune, nei media e anche nel linguaggio specialistico, parliamo molto di regionalità. E sembra che la cultura del cibo in Italia abbia una dimensione regionale ed è un'idea talmente ripetuta quotidianamente da sfociare veramente nell'ovvio. Io penso che questa sia un'idea sbagliata, perché la regionalità nella storia della cultura italiana non è la dimensione più adatta per parlare di cibo. Non lo è perché credo che, prendendo le mosse dal mio medioevo in poi, se c'è qualcosa che unisce l'Italia è proprio la cultura alimentare, cioè una sorta di cultura che io, a costo di essere anacronistico, chiamo nazionale, che tiene insieme il nostro paese, comunità culturale prima che politica, che esiste ben prima dell'unità politica del paese, anche se riguarda poche persone, ed è una realtà culturale fondata sullo scambio, su una rete di circolazione di prodotti, di idee, di persone, di libri, di ricette, che fin dal Medioevo costituiscono una condivisione a livello italiano di cultura del cibo che esiste ancora oggi, solo che oggi è diventato un po' alla volta un fenomeno di massa, mentre nel Medioevo era un fenomeno di elite, perché ovviamente vivevano soprattutto sul territorio, ma il territorio non voleva dire allora come non vuol dire oggi la regione, vuol dire il territorio, vuol dire qualcosa che secondo me nella storia italiana si avvicina molto di più all'idea della città e della campagna, cioè la città con la sua campagna. Questo io penso che sia l'unità attorno a cui declinare un discorso sul cibo in Italia. Cioè, se parliamo di cucina bolognese ci sto, se parliamo di cucina ferrarese ci sto, se parliamo di cucina emiliano-romagnola non ci sto più, perché non esiste una cucina emiliano-romagnola. Andiamo sulle province o sui comuni, cioè diciamo sui comuni medievali che si sono poi allargati, talvolta arrivarono a delle dimensioni provinciali o sovraprovinciali, comunque che hanno al loro centro una città come luogo di governo di un territorio, che è una dimensione tipicamente italiana. Le città ci sono in tutti i paesi d'Europa, ma solamente in Italia le città si sono specificate storicamente come luogo di governo di un territorio, anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista culturale, anche dal punto di vista della cultura alimentare. Allora, è uscito proprio qualche settimana fa un opera
che darà un senso a questo tema, perché naturalmente gli uffici di promozione turistica che promuovono la cultura enogastronomica in Emilia Romagna fanno una forzatura, perché quando parlo delle castagne non parlo delle castagne dell'Appennino emiliano romagnolo, ma parlo di cose che riguardano la Casa Toscana. Quando parlo del parmigiano mi fermo al mantovano, che già non è più Emilia, e non vado oltre perché ci sono dei disciplinari commerciali che mi impongono di fermarmi lì. Quando parlo del pecorino romagnolo parlo di una realtà che ha dei legami con la cultura dell'Italia centrale, cioè tutto ciò che riguarda il cibo, essendo cultura, non ha dei confini amministrativi, non è che si ferma perché finisce la regione. Allora, l'esistenza però di una regione con dei poteri autonomi, con delle politiche di promozione, sicuramente sta costruendo qualcosa che si può definire un modello alimentare regionale, che però non è un risultato storico di qualcosa che appartiene al passato, ma è qualcosa che appartiene al futuro e che si sta costruendo con un pochino di forzatura. Questa era una premessa, diciamo, di metodo che ci tenevo a fare e su cui magari fra qualche minuto ritorno. Detto questo, quali sono i caratteri di maggiore cambiamento nella cultura del cibo? Allora, premessa altra. Quando parliamo di cibo non parliamo di un oggetto che sta lì davanti per essere mangiato, ma parliamo del punto di arrivo di un percorso che comprende tante tappe: la produzione sul territorio, quindi l'economia, il lavoro, la conservazione dei cibi, la preparazione dei cibi, cioè la cucina, il consumo dei cibi, tutte queste tappe del percorso alimentare, in modi diversi ma coordinati tra di loro, hanno subito storicamente delle modificazioni importanti. Se penso alla fase A, cioè produzione, che non vuol dire mangiare, perché gli uomini non mangiano dei prodotti, ma mangiano dei cibi che sono prodotti modificati attraverso il lavoro di cucina. Gli uomini non mangiano grano, mangiano pane, mangiano polenta, mangiano piadina, mangiano pasta, mangiano un sacco di cose, ma mangiano grano. Così come non mangiano buoi, ma mangiano bistecche o spezzatini o polpette, eccetera. Qualcosa la mangiano anche così, cioè un pomodoro si può anche addentare, ma sono casi abbastanza rari. Ecco, nel campo quindi della produzione, di costruzione della materia prima, il cambiamento più grande che caratterizza la contemporaneità è che si passa da un rapporto diretto agricoltura-alimentazione, tipico delle culture tradizionali, a un rapporto agricoltura-alimentazione mediato dall'industria e anche dall'industria della distribuzione. Questo vuol dire che gran parte di ciò che si produce col lavoro agricolo è finalizzato a un intermediario industriale e finalizzato a quello che dal punto di vista industriale è comodo. Esempio, i pomodori, perché si sviluppano all'inizio del Novecento nelle campagne del Parma o di Piacenza, no? Perché a Parma e Piacenza improvvisamente sono tutti diventati chiotti di pomodoro, ma perché nasce un'industria conserviera che mette in scatola i pomodori. Quindi c'è una mediazione industriale che orienta le scelte e quindi modifica il paesaggio, non in funzione di un bisogno alimentare, ma di un bisogno alimentare mediato da una offerta industriale. Lo stesso vale a livello europeo per colture come gli asparagi, come i piselli, che hanno uno straordinario successo dalla fine dell'Ottocento e fine del Novecento, proprio perché c'è un'industria conserviera che sceglie dei prodotti particolarmente adatti a essere messi in scatola. Abbiamo sentito prima l'esempio della barbabietola, anche questo è un esempio di quel tipo lì: si sviluppa la coltivazione della barbabietola perché c'è un'industria dello zucchero. Abbiamo sentito l'esempio della tipologia della frutta che viene selezionata
tradizionale, no? Non più la pesca, com'è che si chiamava? Col buco incavato. Col buco incavato, che mi ha molto sollecitato, ma delle pesche più facili da mettere, da impacchettare e da trasportare, ecco. Quindi questa, diciamo, è la principale modificazione che a livello produttivo caratterizza la modernità rispetto ai sistemi tradizionali. Secondo punto, la conservazione del cibo, che ho implicitamente introdotto parlando dell'industria delle scatole. La conservazione è sempre stata in tutte le epoche uno dei motivi fondamentali della cultura alimentare, che un leitmotiv proprio della storia della nutrizione, perché nonostante, così come certa immagine idillica che noi possiamo avere nel passato di una società rurale che è in sintonia con i ritmi delle stagioni, eccetera, eccetera, però la paura del cibo che manca ha orientato le scelte nel senso di combattere la stagionalità, di fermare la stagionalità conservando il cibo. Conservare il cibo vuol dire combattere le stagioni, vuol dire poter mangiare il maiale anche d'estate, vuol dire poter mangiare, che ne so, il pesce anche quando non si pesca perché lo si è salato. Allora, i metodi tradizionali che le società si sono sviluppate dall'antichità, dal Medioevo e via dicendo, sono tutti metodi che utilizzano prodotti come il sale, l'aceto, l'olio, lo zucchero per modificare i prodotti e farne altri. E vorrei, è ovvio che sono temi molto importanti su cui potremmo parlare per giorni, ma voglio mettere in luce solo una cosa. Tutti questi metodi tradizionali operano una trasformazione del gusto molto importante, perché la carne salata non è uguale alla carne fresca. Pesce salato non è uguale al pesce fresco. Le verdure sotto aceto cambiano sapore rispetto alle verdure fresche. Se io trasformo del latte in formaggio, il latte c'è sempre, ma il prodotto è un altro. Il formaggio è storicamente il modo più efficace di trasformazione e conservazione del latte. Se io trasformo le pesche con il buco incavato in marmellata, le pesche ci sono ancora, ma il prodotto è diverso, cioè c'è una trasformazione proprio gustativa, organolettica del prodotto fondamentale, che è caratteristica di tutti i metodi tradizionali di conservazione. Al contrario, i metodi industriali sono molto più rispettosi della natura. Questo è un paradosso di cui noi ci dobbiamo rendere conto con molta tranquillità, perché le scatolette, ovviamente i piselli in scatola non sono uguali ai piselli freschi, però sono abbastanza simili. Mi ricordo, non so se ci sia ancora, ma uno degli slogan più antichi della società Cirio, che è stata la più antica industria conserviera italiana, era: come natura crea, Cirio conserva. Allora, questo concetto qui è un concetto tipicamente moderno, un'industria che conserva la natura così com'è. Poi non è proprio così, però insomma l'idea nuova è quella, che tu puoi conservare la natura senza modificarla troppo. Questo vale anche per l'industria del freddo, naturalmente. Oggi il cibo congelato è ovvio che non è come il fresco, però è il modo più vicino al fresco che noi abbiamo per conservare un alimento per molto tempo. E lo stesso vale, sia pure in tempi più ristretti, per il frigorifero, che nella storia dell'alimentazione sicuramente è l'invenzione di gran lunga più rivoluzionaria, perché modifica non solo la possibilità di conservare, ma proprio modifica il rapporto tra l'uomo e il cibo. Lo modifica dal punto di vista della prassi quotidiana, lo modifica proprio anche dal punto di vista mentale, psicologico.
innovazioni, l'industria del freddo, l'industria del riscatolamento, che vanno verso la naturalità. E vi dico questa cosa, un discorso forse poco ovvio, perché quando uno pensa all'industria pensa a qualcosa che altera i principi naturali dell'agricoltura tradizionale. Punto 3. La cucina, cioè tutto quel processo che serve per trasformare la risorsa in cibo, il grano in pane. E su questo piano direi che la modificazione più evidente dai metodi tradizionali alle pratiche della modernità è l'abbreviazione del processo, cioè nelle tutte le società tradizionali tutto lo spazio cucina, cioè lo spazio trasformazione, non è solo cuocere, è uno spazio che comincia molto prima, già pestare il grano per ridurre in farina è l'inizio di questo percorso. Ed è un percorso molto lungo, che prende molto tempo, molte energie, che nel modello alimentare contemporaneo tende ad abbreviarsi, ad accorciarsi fino ai quattro salti in padella, che sono, diciamo, l'esito estremo di questo percorso, perché tutta una parte lunga di questo percorso è stata delegata ad altri, a chi è stata delegata? Ovviamente all'industria alimentare, che ancora una volta salta fuori con... Questo è ovvio, ma bisogna pure dirlo, no? E ripeterlo. L'alimentare è un momento di svolta non solo sul piano produttivo, non solo sul piano della conservazione, ma anche sul piano della cucina, che si accorcia, lo spazio di trasformazione è delegato ad altri. È delegato ad altri sia pensando all'industria che prepara il cibo, portandotelo in casa quasi pronto per essere finito, rifinito e mangiato, e sia, qui entro però già nell'ultima fase, quella del consumo, per una delega, anche in questo caso, molto forte, che si fa in questa pratica alla ristorazione collettiva, cioè alla ristorazione pubblica. Rispetto ai modelli di consumo tradizionali, nella società contemporanea si mangia sempre di più fuori, questo è una pietà, però vi dicevo che avrei detto anche delle cose nuove. Questo farei solo un'osservazione, cioè che anche questo è un paradosso apparentemente contraddittorio, cioè oggi la pubblica ristorazione, la ristorazione professionale, è probabilmente il luogo di conservazione più importante delle pratiche domestiche. Le pratiche domestiche, uno dice, dove si conservano? A casa, sì, qualche volta a casa, però si conservano di più nelle trattorie, nelle osterie, che ripropongono professionalmente questi modelli di cucina casalinga. E anche questo è una grande trasformazione. Che cosa in questa grande trasformazione non cambia? Beh, non cambia i motivi per cui si mangia, che restano quelli. I motivi per cui si mangiano sono tanti, io ne individuerei quattro fondamentali. Primo, quello della fame, che è un motivo che tende a calare di importanza nella società in cui noi viviamo. E il secondo motivo è quello del piacere, che tende invece a crescere di importanza nella società in cui viviamo. Questo è un bene. Il terzo è quello della salute, cioè si mangia per stare bene, e questo direi che è un motivo costante che è sempre esistito. Potremmo pensare che l'ossessione della salute sia tipico della società contemporanea, in realtà per chi se lo poteva permettere l'ossessione della salute è sempre stata l'attenzione principale dei mangianti, nel Medioevo come nell'antichità. Il pensiero dietetico, cioè la riflessione sul cibo come strumento di salute, è
erano 300, 400, 500 anni fa, ma il problema è lo stesso. Loro ragionavano in modo diverso, noi ragioniamo in un modo diverso. A volte capita che i risultati siano assolutamente identici, a volte capita che non sono identici, ma insomma è un discorso alla pari, secondo me. No, non credo che. Ultimo e non meno importante motivo per cui mangiamo per stare insieme, cioè motivi di socialità, motivi di comunicazione, motivi che nel nostro tempo, cioè nell'età contemporanea, qualcuno a un certo momento ha cercato di negare, soprattutto una cinquantina di anni fa c'è stata la grande utopia delle pillole, la pillola magica che contiene tutti gli ingredienti, uno mangia la pillola ed è a posto. Cioè questa è, diciamo, l'idea del cibo benzina, l'uomo ha bisogno di mangiare e passa, fa benzina e riparte. Questa è un'idea che anche nella letteratura di fantascienza ha avuto un grande successo, ma è un'idea che non funziona e non funzionerà, perché ho la presunzione di pensare che l'esigenza di mangiare come fatto di convivialità sia un'esigenza fondamentale esattamente come quella di sentirsi in forze o di godere del cibo o di stare bene. Quindi penso che questa esigenza di condividere il cibo oggi esiste esattamente come esisteva cent'anni fa, mille anni fa e di sempre. L'uomo animale sociale, no? Come dice Aristotele, quindi una delle espressioni di questa socialità è la condivisione del cibo. Anche qui io credo che non bisogna pensare all'aggettivo conviviale in termini particolarmente aulici, si tratta semplicemente di fare una cosa insieme. Cioè, secondo me, la sparo lì in maniera proprio brusca, secondo me è convivialità anche prendere un cappuccino al bar di fianco un altro e scambiarsi uno sguardo, cioè farsi compagnia mentre si fa qualcosa. Questo è il motivo per cui tanta gente, tanti single, alla mattina non vanno a colazione in casa ma vanno al bar, non perché tanto abbia un caffè più buono, ma perché al bar si incontra della gente. Io penso che dei livelli minimi di convivialità si possono trovare tutti i comportamenti alimentari, cioè che non bisogna usare questo concetto pensando al banchetto di nozze o alle cose particolarmente sontuose. E ho ancora 5 minuti, allora vorrei usare questi ultimi minuti per riflettere su alcune variazioni che ovviamente accompagnano queste modificazioni strutturali del modo di mangiare che noi abbiamo avuto nell'età contemporanea, ma che hanno portato anche a delle variazioni di senso del modo in cui noi utilizziamo certe parole, certi concetti. Il primo concetto è quello di territorio, torno anche alla regionalità su questo. Ora, territorio è una parola che oggi noi spendiamo in modo assolutamente positivo. Cibo di territorio, la cucina di territorio, prodotti di territorio, è un tormentone che attraversiamo quotidianamente. E la cosa buffa, secondo me, è che questa idea e questa parola vengono sempre spese come testimonial di storicità, quando invece è un valore contemporaneo, secondo me. Cioè, è ovvio, dicevo anche prima, che il contadino medievale mangia i suoi prodotti, però quella non è cucina di territorio. Perché nella cultura medievale l'idea del territorio è un'idea che comunica contenuti negativi, cioè il prestigio sociale del Medioevo, e dico Medioevo ma potrei dire l'antichità, potrei dire il Rinascimento, potrei dire il Seicento, il prestigio sociale si esprime
superando la dimensione territoriale del cibo. Il contadino mangia il suo cibo, ma il contadino è una persona che non esprime un valore alto dal punto di vista della cultura. L'esotismo invece è il valore forte di quella cultura e vorrei citare per esempio un cuoco del 600, Bartolomeo Stefani, bolognese tra l'altro, anche se lavorava a Mantova, diciamo così, la cultura è quella. Com'è che dicevo prima Gabriella? Siamo andati a fare una gita nel Mantovano a Cremona. No, ho sbagliato. No, ma è un lato sostenibile. È lì, cioè, è sì, quella zona lì, sì, quasi sì, alla porta. È vero che chi abita dall'altra parte, per me è tutto straniero. C'è anche una cultura politica diversa, che affonda nella storia. Allora, gli amilantusi nobilita la cultura popolare, no? Certo. Allora, prima che dice, vabbè, no, io invito tutte le persone che leggono, ovviamente lui sta scrivendo per l'uomo di elite, no? La corte di Mantova nel 600 non è proprio un luogo popolare, è la corte dei contadini. E dice, per questa gente qui ci vuole un cibo che vada oltre la città. E lui utilizza proprio questa parola di città per indicare il territorio. Sarebbe come se noi oggi dicessimo regione, no? Il territorio, il luogo, è la città natia. Il pane della città natia, cioè il cibo di territorio, sì, è buono, però ci sono tante cose buone in giro. E lui dice, è un discorso che lui fa in maniera esplicita, è un programma proprio. No? E io lo vado a trovare dove c'è, quindi va a Mando. Certo, dice, ci vogliono soldi, ci vogliono buona borsa e veloci sestrieri per procurarsi il cibo lontano, però anche quando qui a Mantova fa freddo e c'è la nebbia, io mando dei veloci sestrieri e buona borsa a prendere ortaggi freschi sulla riviera di Gaeta o sulla riviera di Ligure e li servo qui e non c'è nessun problema. Quindi il problema delle distanze, il problema dei tempi, cioè la territorialità e la stagionalità, non sono dei valori per lui, sono degli antivalori. Quindi l'idea che noi oggi abbiamo, no? Che è assolutamente trendy, assolutamente vincente, del ristoratore che ha l'orto con l'erba dietro casa e che quindi è un ristoratore importante alla moda e trainante, è un'idea che nel 500 non avrebbe funzionato. È un'idea nuova, è un'idea moderna. Certo, è un'idea che riprende la tradizione contadina, però rovesciandola di valore, esattamente come noi abbiamo rovesciato di valore la crusca e i cereali poveri che oggi costano di più del frumento. Questo è un rovesciamento di valori fondamentali. Direi anche la bronzatura. Lei si è zitta. La bronzatura per i contadini. Domanda, perché la cucina di territorio ha un valore oggi e non era un valore ieri? Risposta, perché l'elemento di distinzione nella cultura tradizionale non sono i luoghi ma sono le persone. Cioè le persone mangiano in modo diverso, il ricco non mangia come il povero, il signore non mangia come il contadino, il cittadino non mangia come il contadino. E questi elementi di distinzione che sono fortemente ideologici, cioè c'è un'ideologia della differenza che passa attraverso il cibo, sono incompatibili con l'idea della cucina di territorio, perché anche se oggi noi ovviamente sappiamo benissimo che le differenze ci sono sempre, che ci sono i ricchi più sui poveri, c'è chi mangia bene, c'è chi mangia male, questo lo sappiamo, però ci raccontiamo che la cucina di territorio è un valore. Territorio è una cosa dove ci abitano tutti, ricchi e poveri, contadini e cittadini. Cioè è un'idea che presuppone, la cucina di territorio, un concetto positivo, presuppone che gli uomini siano tutti uguali, cioè presuppone la Rivoluzione francese. Prima della Rivoluzione francese, che gli uomini siano tutti uguali,
emiliano romagnola, della bassa ferrarese, della costa romagnola, dell'Appennino reggiano in tuo nome. E queste cose qui un tempo non funzionavano, la tipicità era tipicamente signorile, tipicamente contadino, tipicamente monastico, tipicamente cittadino. È la qualità della persona che dà una tipicità a un modo di mangiare. Ultima tappa del mio discorso. I gastrotoponimi. Ne parlavo prima con Agnese. Gastrotoponimi, ossia, detto in linguaggio corrente, denominazioni di origine, prodotti o denominazioni di origine. Le denominazioni di origine per i prodotti non sono nuove, sono antiche, solo che oggi sono diventate un business commerciale, infatti sono controllate da dei consorzi e hanno un valore anche giuridico, mentre un tempo erano semplicemente etichette per definire il luogo da cui veniva qualcosa. Le denominazioni di origine noi le ritroviamo già nei libri medievali, già adesso sono arrivato proprio indietro, nel Rinascimento, i libri di cucina, i testi letterari sono pieni di denominazioni di origine. Su queste denominazioni di origine vorrei fare due osservazioni che mi sembrano molto importanti. La prima è che queste denominazioni di origine in Italia, nella tradizione italiana, hanno molto spesso, non sempre ma molto spesso, un carattere cittadino. Cioè noi parliamo di parmigiano, che vuol dire il formaggio di Parma. Noi parliamo di come? Zibello. 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 Comunque adesso se vogliamo fare, parliamo della mortadella di Bologna, se vogliamo fare un elenco, che io non farò qui, di ricette e di prodotti che hanno una, diciamo, che sono legati a un nome di luogo, nella storia della cultura italiana sono molto spesso legate al nome di una città. E questo deriva da quella premessa che facevo all'inizio, cioè che l'elemento città è, nella storia d'Italia, decisivo nel definire la cultura alimentare. Cioè il luogo di definizione della cultura alimentare è una città col suo territorio. Facciamo l'esempio del parmigiano, così restiamo in regione Emilia-Romagna, anche perché è un esempio che si presta molto bene. Il parmigiano non lo fanno a Parma. A Parma non ci sono caselle di produzione di formaggio parmigiano. Il parmigiano lo fanno in campagna. Quindi chiamare questo prodotto parmigiano significa che la città si appropria dei valori economici del contado, parola medievale per indicare la campagna dominata dalla città, non semplicemente la campagna, il contado è la campagna su cui governa la città, e che questo prodotto viene marchiato con un nome nel momento in cui transita dalla città e diventa oggetto di vendita, cioè è il mercato che denomina, non la produzione. Questa è la prima osservazione che mi
scambiando e condividendo su un piano di scambio commerciale dei prodotti locali. Se il parmigiano lo usano in Sicilia, questa è cultura italiana. Se i maccheroni, che nel Medioevo nascono come specialità siciliana, li mangiano a Napoli o li mangiano in Liguria, questa è cultura italiana. Cioè è una cultura che si costruisce attraverso la circolazione delle realtà locali. E non è un caso, secondo me, che l'Italia sia, posso dire nel mondo, anche se il tema delle denominazioni di origine ha un senso soprattutto in Europa, diciamo in Europa, quindi nel mondo, il paese che ha il numero più alto di denominazioni di origine locale. Uno potrebbe dire che queste sono strategie commerciali, ed è vero, però sono strategie commerciali che rivelano anche una particolare attitudine culturale tipica del nostro paese, che è quella di prodotti locali che circolano. È per quello che noi abbiamo tanti nomi per indicare le cose, perché queste cose vanno in giro, se no non ci sarebbero i nomi. Allora, quello che vale per i prodotti oggi vale anche per le cucine, perché circolano modelli regionali, a cui io non credo molto, ma che sono modelli che hanno avuto molta fortuna in Italia fin dall'unità in poi. Il primo repertorio italiano di prodotti agroalimentari è un repertorio del Touring Club del 1931 che suddivide i prodotti su base regionale e ogni regione su base provinciale, cioè una cosa rigida amministrativa che è anche più facile ovviamente, perché se io comincio a pormi su delle prospettive diverse, geografico più che amministrativo,